abbiamo fatto oggi questo seminario di studi a 3 anni di distanza dal dibattito pubblico, per confrontarci sul tema della partecipazione, sul tema delle nuove forme di partecipazione dei cittadini al processo politico, cercando di mettere insieme quella che è la testimonianza della politica, quindi con la presenza dell'assessore Ranieri, con quello che l'Accademia in questi anni ha fatto, ha pensato, ha studiato, anche in termini di analisi dei punti di forza e delle criticità di questa prima esperienza nazionale. Diciamo, abbiamo in questa discussione visto quali sono le cose che è necessario per andare avanti e per farlo meglio, fino ad arrivare a fare un vero e proprio regolamento. Io per esempio penso che ci vuole una legge che individui le opere strategiche che è necessaria affrontare attraverso un dibattito pubblico, che non va fatta dopo che l'opera è stata decisa, ma perché deve contenere al suo interno anche la possibilità che i cittadini possano dire che l'opera non si fa, cioè nel senso non può essere il dibattito pubblico inteso come pure semplice acquisizione del consenso, ma va inteso come apertura di possibilità di cambiamento fino alla valutazione sulla necessità stessa dell'opera. Iniziative come queste hanno un senso quando ci si trova davanti a decisioni effettivamente molto controverse e quindi non hanno la pretesa di sostituire il gioco delle istituzioni, ma ci sono dei casi in cui, data poi anche il nuovo sistema democratico che stiamo affrontando, che è un sistema democratico in cui la forma partito si è molto indebolita, è necessario riprendere un po', trovare delle nuove forme di aggregazione per l'espressione dei vari interessi, e quindi in questo senso questa operazione è stata indubbiamente significativa. Il terzo aspetto interessante e importante emerso in questa analisi è la necessità comunque di sottoporre l'opera, l'infrastruttura, il progetto a una sorta di valutazione di compatibilità, di sostenibilità ambientale e sociale, che deve essere fatta certamente prima a livello di politica e poi dopo a livello di realizzazione tecnica e di scelte amministrative. Bobbio ha ricordato più volte che tra i grandi successi, diciamo, del dibattito si può inserire proprio la partecipazione. Alcuni aspetti di partecipazione hanno in qualche modo portato la criticità del rapporto non tanto tra cittadini e politica, questo lo sappiamo, esiste la crisi dei partiti, la crisi della partecipazione, quanto il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione, il funzionario, il tecnico. E più volte si è percepita una certa tensione tra il progettista di autostrade, il progettista del comune e l'ingegneria popolare. C'è stata una partecipazione differente di gruppi, di interessi, di propensioni che in qualche modo la struttura di rappresentanza tradizionale non riusciva a rimettere insieme, e in questo senso l'esperimento è andato bene. Come dico, non bisogna pensare che questo possa sostituire le normali decisioni delle attività istituzionali, che continuano ad avere un loro senso e un loro significato. C'è da andare avanti per quel che è possibile sul terreno locale, e poi è necessario anche un'operazione legislativa nazionale su cui la politica, speriamo, si impegni molto rapidamente. A 3 anni di distanza possiamo dire che sicuramente gli obiettivi politici sono stati raggiunti, l'esperienza è stata positiva, la partecipazione si è stata. Dal punto di vista tecnico l'opera è in fase di progettazione definitiva, quindi l'esigenza di autostrade di avviare la progettazione è stata raggiunta, rimangono aperte tutta una serie di questioni che la politica dovrà affrontare, che il Comune di Genova in questa fase ha cominciato ad affrontare, ad esempio attraverso l'emanazione del regolamento sul dibattito pubblico, che è un primo passo per dare un contesto istituzionale a questa nuova forma di partecipazione. Di, come dire, un'esperienza di cui Genova può andare fiera, al di là delle opinioni che si hanno sull'opera, perché è stata un'esperienza di democrazia e di coinvolgimento dei cittadini di dimensioni tali come, insomma, in Italia non c'è ancora stata.